Io sono qui come ultimo presidente e poi vi presenteremo anche il primo presidente fondatore della nostra associazione. La mia soddisfazione più grande è quella di presiedere un'associazione che in 4 anni ha visto triplicare il volume dei volontari, il numero di volontari che sono presenti nella nostra associazione. Questo grazie a tutti i nostri responsabili operativi e a tutti i miei colleghi che ci mettono passione, dedizione e forza di volontà. Grazie. Ho portato avanti questa associazione per 4-5 anni e esportandola, diciamo, dal comune di Povegliano, da dove era nata, al comune di Bussolengo, e da lì dare questo impulso anche a convenzionarsi con molti altri comuni. E abbiamo avuto l'occasione, la possibilità di estendere la nostra associazione al comune di San Giovanni d'Arione, a San Giovanni Lupatoto, insomma Campagna, tutte realtà che poi per motivi diversi hanno preso la loro strada, ma di questi siamo fieri e orgogliosi che abbiano potuto continuare questa esperienza di protezione civile in tutti questi anni. Mi è stato chiesto di raccontare perché è nata, qual è stato il motivo che ha generato, diciamo così, il desiderio di creare un'associazione. Siamo nel 94, alluvione in Piemonte, quindi Asti di fatto sommersa dall'acqua, e il Sistema Nazionale di Protezione Civile allora ancora non esisteva. Quello è stato l'elemento scatenante che ci ha portato, con, devo dire, pochissimi amici, perché in tre abbiamo costituito questa associazione che oggi ha più di 100 iscritti, basata sul desiderio di portare un aiuto a chi ne aveva bisogno, quindi di portare con gratuità il nostro saper dare, il nostro saper fare a chi in quel momento era in una situazione di estrema necessità e, come dicevo prima, appunto mancando il sistema di protezione civile nazionale, di fatto anche l'azione di volontariato era molto singolare e molto governata da un'iniziativa che era personale. Da lì, da questa esperienza, qualche mese dopo abbiamo costituito l'associazione e evidentemente abbiamo iniziato a strutturare e organizzare un modello che potesse essere in grado di intervenire in diverse occasioni, quindi dall'antincendio boschivo allora, piuttosto che protezione civile, siamo stati negli anni successivi a Cardoso, siamo stati nel terremoto successivo ad Assisi e nella zona appunto Tosco-Umbra, se non ricordo male, e sì, come dicevo, appunto il desiderio di aiutare gli altri, e sapendo che poi a casa c'era qualcuno all'interno delle nostre famiglie, le nostre mogli o i mariti, che aiutavano noi nel poter aiutare gli altri. Questa è una cosa che credo che debba sempre essere evidenziata, perché altrimenti si pensa al volontario nel suo dare, nel suo saper fare, ma se alle spalle poi non hai una famiglia che ti permette di poter fare questo, insomma, la tua serenità, la tua capacità di fare questo servizio rischia di essere indebolita.